Nel 70° anniversario della sua scomparsa, Alcide De Gasperi è stato celebrato come una delle figure più emblematiche della storia repubblicana italiana. Sabato 26 ottobre a Pomigliano d'Arco si è tenuta la presentazione promossa dalla testata online La Voce Impertinente e moderata dal giornalista Felice Massimo De Falco dell'ultimo libro di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, intitolato Il costruttore, le 5 lezioni di De Gasperi ai politici di oggi, edito da Mondadori. De Gasperi è soprattutto un costruttore, secondo me, soprattutto se confrontato con i politici di oggi che si presentano tutti e si vantano di essere dei distruttori, no? Cioè vanno in giro con la ruspa, rottamano, con lanciafiamme, eccetera, eccetera. Invece lui si pose il problema, ebbe il problema di costruire da capo un paese che era stato distrutto da un altro grande distruttore, Benito Mussolini, e fu il costruttore della Repubblica Italiana. De Gasperi è il padre della Repubblica Italiana, l'ultimo presidente del Consiglio del Regno d'Italia e il primo della Repubblica. La figura dello statista, che risuona nelle parole di Giulio Andreotti, di De Gasperi non è neppure il caso di parlare, è tutto nella storia, è inscritta nella memoria del paese come quella di un costruttore di democrazia e di speranza. Fondatore della Democrazia Cristiana e profondamente cattolico, De Gasperi seppe promuovere un modello di leadership basato su principi etici e sul bene comune. Tra le sue azioni più significative va ricordata l'adesione convinta all'atlantismo, orientamento politico che avrebbe consolidato il legame dell'Italia con l'Occidente e la NATO, segnando la scelta di campo italiana nella divisione ideologica della Guerra Fredda. Attraverso questa visione, De Gasperi intuì la necessità di ancorare l'Italia alle democrazie occidentali e di garantire la sua sicurezza e stabilità in un contesto internazionale in rapida evoluzione. Tale direzione contribuì in modo determinante alla costruzione di una politica estera solida e lungimirante, che avrebbe poi guidato l'Italia verso l'integrazione europea. È autore delle fondamentali scelte dell'Italia post-fascista, dell'Italia che trova la democrazia che non c'era mai stata prima, perché dopo 23-24 anni di fascismo bisognava ricostruirla dalle fondamenta, anche perché era stata distrutta dalla guerra infausta voluta da Mussolini, ormai subalterno e schiavo di Hitler, Mussolini che aveva votato le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei italiani, che aveva lanciato l'Italia nell'impresa folle dell'impero, la conquista dell'Etiopia a suon dei massacri degli abitanti, compiuta con i gas. Bene, quell'Italia doveva, come dire, essere sostituita da una nuova Italia, che è quella che ha inaugurato Alcide De Gasperi con grande coraggio, compiendo le scelte fondamentali del tempo. A capo del governo dal 45 al 53, tra le sue riforme principali si ricordano quella agraria, volta a ridistribuire la terra e a rispondere ai bisogni della popolazione rurale, e il processo di industrializzazione che gettò le basi per un'Italia più moderna ed economicamente avanzata. Inoltre, il sostegno al piano Marshall per la ripresa economica fu una scelta strategica che permise di rilanciare il paese dotandolo delle risorse necessarie per rinascere dalle devastazioni del conflitto. È stato un momento molto importante nella storia della Repubblica, ma è stato anche un momento molto breve, perché sostanzialmente questo esperimento di un partito conservatore è andato dal 47, da quando si ricostituiscono le alleanze senza la sinistra fino al 53, quindi sono appena 5 anni. Sono stati anni molto importanti in cui soprattutto è venuto fuori un modello di Italia che secondo me poi in seguito è stato abbastanza, diciamo così, smontato da quello che accade dopo in Italia gli anni 60 e poi in seguito. Io credo che questo modello Italia oggi manchi, che la destra di governo ha o aveva un'opportunità importante per riproporre appunto un partito conservatore, diciamo, di tipo liberale europeo, e che faccia difficoltà ad applicare però delle intenzioni che talvolta sembrano buone e metterle insieme con una pratica politica che non sempre sembra efficace. La presentazione si è chiusa con un accorato dibattito sull'ascito di De Gasperi, che oggi più che mai appare come un simbolo di unità e progresso. La riflessione collettiva sul suo operato porta ad una domanda inevitabile. In un tempo di frammentazione politica, quanto ancora potremmo imparare, come disse Andreotti, da quell'uomo che è tutto nella storia?